La cotoletta petroniana si chiama così in omaggio al santo protettore di Bologna, Petronio, che qui fu vescovo nella prima metà del V secolo. Il grandioso cantiere tardogotico della Basilica di San Petronio fu avviato nel 1390 e interrotto per sempre dal papato nel 1500, impedendo alla Basilica di diventare più grande di quella costantiniana di San Pietro. Sembra quasi che il santo cittadino, Petronio, con il suo tempio civico, grande, maestoso e incompleto, si sia imposto sul potere pontificio. Il suo ricordo, la memoria quasi affettuosa per così dire, lo accompagna oggi anche nel nome, la cotoletta petroniana. Da una famosa opera d'arte che ci restituisce l'atmosfera industriosa di una bottega bolognese, inizia il viaggio del professore e dello chef, alla ricerca degli ingredienti, di arte e cibo, che compongono la ricetta di questo episodio. Mi chiamo Luca Marchini e faccio lo chef nel mio ristorante nel centro di Modena. Sono Massimo Montanari e insegno storia dell'alimentazione all'Università di Bologna. Ecco le storie di arte e di cibo che si nascondono dentro alcune ricette tradizionali di una sorprendente regione italiana. Come si cucina la cotoletta petroniana? Io almeno ci metto una fetta di fontina e una fetta di prosciutto cotto, dopo che l'ho fritta. Che cos'è? Le fate oggi, le impanno con l'uovo, la forma, sale, pepe, poi dopo le frigo. Ma mi viene in mente la petronilla, che è un tipico attrezzo da cucina che si usava o la usava mia madre, mia nonna. Secondo me è qualcosa che riguarda carne. Si impana la fetta di suino e poi gli si mette anche sopra una fetta di formaggio volendo e quella è oppure di prosciutto cotto e quella è la cotoletta. Nella petroniana troviamo la visione di un'operosa macelleria del XVI secolo, qualche fetta di vitellone bianco dell'Appennino centrale, alcune fragranti scaglie di parmigiano reggiano, una panatura leggera e croccante, le parole preziose di un fantastico scrittore, un mulino sul Po che resiste intatto al passare del tempo. I macellai, i beccai, erano gli stessi che anche nella vita cittadina occupavano ruoli importanti e facevano spesso parte del ceto dirigente. Di un mestiere e del suo valore sociale ci parla il primo ingrediente della nostra ricetta. In questo quadro di Annibale Carracci, dove i personaggi della macelleria assumono quasi dei toni ieratici, non è la dimensione politica ad essere celebrata, quanto il loro lavoro. La pittura emiliana ha un carattere particolarmente verista, naturalista, concreto, soprattutto quando rappresenta botteghe o mercati. La stessa aria di concretezza e di laboriosità che abbiamo respirato nella bottega del macellaio immortalata da Carracci, la ritroviamo qui, in questo allevamento in provincia di Modena. Quali sono, Daniele, le caratteristiche del vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP? È un animale tipico italiano, come dice la descrizione, è allevato nell'Appennino centrale, sono tutti animali bianchi e di tipica origine italiana. Una caratteristica della sua carne è di essere particolarmente povera di acqua e perciò questo permette anche frollature più molto, evolute. Molto, molto,
E questo dipende principalmente da cosa? Da quello che mangiano? È una caratteristica dell'animale. È un discorso di alimentazione tradizionale con fieni e grani locali. E poi c'è anche una grossa mano del tipo di macellazione, del tipo di lavorazione della carne. Storicamente, come è stato sempre impiegato il vitellone bianco? Storicamente, gli animali erano in frigo, perché non c'era corrente, non c'era macchinari per poter fare le cose, quindi il vitellone era l'animale di peso e di forza, era il trattore. Era quindi un animale totalmente da lavoro, per fare le arature, il trasporto, per i disboscamenti, per fare tutto quello che oggi lo fa un moderno camion o un trattore. I bovini sono stati per lungo tempo impiegati nel lavoro dei campi. Ancora in età moderna, manzo e vitella difficilmente arrivavano sulle tavole dei contadini, rimanendo appannaggio delle élite. Il fatto che il loro consumo oggi sia notevole è segno di come le consuetudini alimentari cambino e si evolvano in modi abbastanza imprevedibili. Il parmigiano, però, almeno per gli ultimi 6 secoli, è rimasto una meravigliosa costante. Fare parmigiano reggiano è un'arte, una tecnica sublime che mi piacerebbe che tu me la raccontassi. Parmigiano reggiano è questo formaggio che riesce a darci tantissime emozioni. Per avere questo ci sono 3 cose principali: latte, la cottura della cagliata e la stagionatura. Il latte esclusivamente nel raggio di 5 km. Tutti i foraggi per l'alimentazione delle nostre mucche sono ricavati, sono ottenuti in questa area, e qui riusciamo a mettere nel latte i profumi del territorio, questi foraggi che sono locali e di conseguenza hanno il profumo e il sapore di questa zona. Poi c'è la cottura di questa cagliata che uno può riuscire a farla, diciamo, utilizzando un metodo che ti porta alla elevata qualità. È più rischioso, però questo fa sì che puoi ottenere una cagliata viva, che poi la trasportiamo nel magazzino, dove con le temperature giuste inizia la fermentazione, che è alla base per ottenere un formaggio con aromi e sentori d'eccellenza. La stagionatura è molto importante, il latte è molto importante, ma anche le tecniche di lavorazione sono veramente molto importanti. Il parmigiano si fa con il latte della sera e quello del mattino, e non viceversa. Il latte della sera viene messo in queste vasche, dove poi durante la notte forma la panna, e il latte del mattino viene utilizzato intero all'interno poi delle caldaie troncoconiche, le nostre tipiche caldaie di cottura. All'interno del consorzio del parmigiano, dove ci sono 350 caseifici circa, tutte le mattine questi 350 caseifici all'incirca verso le 6 e mezza, iniziano tutti i giorni dell'anno questa favolosa produzione di questo prodotto unico al mondo. Ed eccolo lì il parmigiano, insieme ai funghi, alle verdure e a diversi tipi di carne disposti su più piani prospettici. Una bella punta di formaggio che segnala la conoscenza profonda dei prodotti del territorio da parte del pittore Bartolomeo Arbotori, prolifico artista piacentino del 600. Il committente doveva essere decisamente benestante, vista la varietà e la grande quantità di cibo. Nella nostra Petroniana, oltre a una bella grattugiata di parmigiano reggiano, non può mancare la panatura, che noi questa volta otteniamo da un pane particolare di origini antichissime, la coppia ferrarese. Il merito principale della sua bontà va a un ingrediente, lo strutto, immancabile nella cucina emiliano-romagnola.
Ciò che rende unica la coppia è, ovviamente, la sua forma, che possiamo pensare nasca da un'esigenza funzional golosa. Riunire in un solo pane la consistenza croccante dei grissini, ideali per accompagnare i salumi, e un cuore morbido di mollica, perfetto per fare la scarpetta. I riferimenti al pane ferrarese sono moltissimi e spesso autorevoli. Messis Bugo, amministratore e scalco alla corte estense di Ferrara nella prima metà del Cinquecento, descrivendo un banchetto di carnevale offerto dal duca, nomina a un certo punto un curioso pane ritorto. E lo scrittore Riccardo Bacchelli, nella sua opera Il mulino del Po, lo definisce il migliore del mondo. Scrive Bacchelli: sotto il piede del mugnaio, il mulino vive come la nave sotto il piede del marinaio. E il mugnaio sostiene che per fare buon pane non si dà macinatura migliore e più gentile di cotesta di fiume. E commenta Bacchelli che questo è un parere autorevole, fatta in un luogo dove si fece sempre il miglior pane del mondo, che è il ferrarese. Bacchelli fissa nelle sue pagine, oltre ai sapori e agli odori della sua terra, anche l'immagine letteraria dei mulini ad acqua, come questo a Rho Ferrarese che ospita il Museo del Pane. Fino a non molto tempo fa, le rive del Po erano costellate di mulini galleggianti, veri e propri miracoli di ingegneria che utilizzavano l'energia meccanica prodotta dalla corrente, incanalandola grazie a una ruota. Ancora a proposito della coppia ferrarese. In questa tela di Cesare Tallone, famoso ritrattista e docente di pittura, il pane accompagna due formaggi oggi molto comuni, gorgonzola e groviera, che però nel 1887, anno in cui il quadro fu eseguito, solo borghesie e nobiltà potevano permettersi. Manca ancora qualche ingrediente. Soprattutto manca Sua Maestà, il prosciutto di Parma. Bologna è un mercato, è l'università, è storicamente un luogo di incontro, di transito, di aggregazione. Nella magnifica Petroniana, così come la prepariamo a Cult Food, non troviamo alcun ingrediente unicamente e tipicamente bolognese, quanto piuttosto una sintesi mobile, variabile, dei prodotti di tutta una regione. Una ricerca, spesso, segue traiettorie irregolari. Partendo dal Delta del Po, può accadere di deviare per raggiungere una splendida biblioteca. Poi, correre per un lungo tratto paralleli a un'antica via della fede, fino ad arrivare a una pieve incastonata tra montagne boscose. Può accadere di imbarcarsi in un viaggio artistico e gastronomico, morale e spirituale. Può accadere, spostandosi nello spazio, di oscillare tra il tempo del lavoro e il tempo della preghiera, raccontando strada facendo storie di quotidiana fatica, di emancipazione, di pellegrinaggi, solitudine, raccoglimento. Da una terra conquistata palmo a palmo alle paludi, inizia il viaggio del professore e dello chef alla ricerca degli ingredienti, di arte e cibo, che compongono la ricetta di questo episodio. Mi chiamo Luca Marchini e faccio lo chef nel mio ristorante nel centro di Modena. Sono Massimo Montanari e insegno storia dell'alimentazione all'Università di Bologna. Come si prepara il risotto con funghi porcini? Funghi porcini, e prezzemolo, un pizzico di aglio,
Un po' di olio e burro. La fa mia moglie, eh? Mettiamo in bagno i funghi di Borgotaro. Il risotto lo faccio a parte da solo con un fondo di burro e scalogno. E lo facciamo mantecare. Con un'altra noce di burro e il formaggio aggiungo i funghi porcini. E adesso io non so per quanti minuti deve cuocere, però immagino che voi lo potrete dire. Il risotto con funghi porcini si prepara con un riso che ha attraversato alterne vicende ed è giunto vittorioso fino a noi, una dichiarazione d'amore per il lavoro contadino, alcuni spicchi di un aglio delicato, una novella quattrocentesca divertente e feroce, una cesta di porcini raccolti lungo il cammino per Roma, un luogo di solitudine monastica che fu ricovero per viaggiatori stanchi. Questo è un luogo in cui la grande fatica di un tempo, quando il lavoro nei campi non era meccanizzato, si trasforma oggi in grandi soddisfazioni. Lo chef Marchini si reca sul versante emiliano-romagnolo del Delta del Po per mostrarci alcune eccezionali varietà di riso IGP, primo ingrediente della nostra ricetta. Quali sono, Bruno, le tipologie di riso che coltivi? Allora, arborio e carnaroli. L'arborio è il chicco più grosso e più amido. Invece il carnaroli ha un chicco leggermente più piccolo, però è più adatto da risotto e meno amido. Se volessimo riassumere in poche parole tutto il ciclo di vita del riso. Vengono fatti gli argini attorno al campo di risaia. Viene tolta delle erbacce una volta che il terreno è pronto. Ci si mette l'acqua, una volta che c'è l'acqua ci si semina il riso. Con le ruote meccaniche, che noi chiamiamo gabbie, viene sparso per il terreno. Una volta che è stato seminato ci sta 12, 13, 15 giorni. Poi tutto il campo viene sommerso da questa erbetta, perché il riso ha germinato, ha fatto le foglioline e ha fatto le radici secondarie o da accestimento e poi ha fatto tutta la figliatura che qui la vedi. Perciò più piantine, più arbuscelli piccolini. Lo stesso chicco ha fatto tutte queste piantine. Perciò è un chicco è che un ovviamente chicco ha creato fatto, più piante. Ha figliato. Toglimi una curiosità, Bruno, ma è vero che per coltivare il riso ci vuole un duro lavoro? No. Come no? No. È tutto un fatto meccanico, semini con un mezzo meccanico, raccogli con un mezzo meccanico, lo porti all'essiccatoio, lo asciughi con un altro mezzo meccanico e lo metti nei silos a stagionare. È una questione di attese e di fortuna. Di fortuna. La strada per arrivare ad affermarsi tra i maggiori produttori di qualità del mondo è stata lunga e irregolare. Facciamo un passo indietro. Il riso arriva in Sicilia nell'undicesimo secolo grazie agli arabi e per un lungo tempo viene considerato una droga preziosa e venduto nelle spezierie, come quelle rappresentate dal centese Paolo Antonio Barbieri. Nel Cinquecento il riso diventa cibo povero, buono per placare la atavica fame contadina. Durante il XVII secolo viene sospettato di causare la malaria. Mentre nel Settecento vive un momento di splendore e conquista nuove aree di coltivazione. Oggi il Delta del Po è coltivato a risaie per 9.000 ettari, a testimonianza di un incontestabile successo. Oggi produrre il riso è una questione di attese e di fortuna e non c'è bisogno di grandi fatiche. Ma la memoria corre a quelle immagini in bianco e nero di ragazze in calzoncini, con i cappelloni di paglia, immerse fino a metà coscia nell'acqua paludosa, le mondine. La monda consisteva nell'estirpare le erbacce infestanti ed era fatta manualmente. Un lavoro ingrato, faticosissimo e spesso sfruttato che non mancava di causare rivendicazioni e proteste. Le prime si verificarono proprio in Emilia, a Molinella, vicino Bologna. In questo mondine a Buda di medicina, omaggio forse alla madre che era stata mondina in gioventù, il pittore bolognese Aldo Borgonzoni, vincitore nel 1949 della rassegna di Suzzara, ideata da Cesare Zavattini, ci restituisce con segno espressionista e tavolozza accesa tutta la tensione emancipatrice delle classi più povere. Cibo un tempo paradigmatico delle classi più povere,
L'aglio di Voghiera DOP, il nostro terzo ingrediente, è oggi un prodotto ricercato e utilizzato anche nell'alta cucina. Fin dall'epoca degli Estensi, signori di Ferrara dal 1288 al 1598, l'area dell'antica Voghenza, oggi Voghiera, nella pianura padana ferrarese, è destinata alla coltivazione di piante da orto, erbe aromatiche e soprattutto aglio, che trova da secoli un ecosistema perfetto per sviluppare quel suo tipico sapore delicato. Di colore bianco luminoso e uniforme, raramente striato di rosa, il bulbo dell'aglio di Voghiera è di grossa pezzatura e ha una forma rotondeggiante. L'aglio è un prodotto antichissimo e molto popolare. Per secoli è stato anzi una identità della dieta contadina. C'è una novella molto bella scritta da Sabadino degli Arienti, uno scrittore bolognese, nel 400, che ha come protagonista un contadino della Bassa Ferrarese di nome Bondeno, il quale, divenuto cameriere alla corte degli Este, a un certo momento si monta la testa e vuole essere nominato cavaliere. E il marchese gli gioca uno scherzo feroce perché gli fa preparare un'arme, cioè uno scudo nobiliare, e però lo fa dipingere in un modo molto particolare. In campo di finissimo azzurro, una mano che salava un capo d'aglio in uno saliero. E di sopra lo scudo, per cimiero, una bellissima damigella che si chiudeva il naso e si stringeva la bocca, dimostrando essere forte offesa dall'odore dell'aglio. È un modo molto corposo per dire tu sei contadino e rimarrai sempre contadino. Alcune incisioni all'acquaforte, complici e comprensive, inverano in uno straccioso venditore di agli e cipolle quel principio mangiare secondo natura, che così severamente regolava la vita e la dieta del povero Bondeno. L'autore è Annibale Carracci, straordinario pittore attivo tra 5 e 600, che eccelse anche nella calcografia. Un aglio, che sembra essersi ormai integrato nel sistema gastronomico nobiliare, è invece quello che biancheggia in una natura morta del centese Paolo Antonio Barbieri, il quale immortala, lavorando insieme al più famoso fratello Giovanni Francesco, detto Guercino, anche un altro alimento parte integrante dell'universo alimentare dei contadini di montagna, i funghi. Belli come quelli sulla tela, ecco qui i funghi porcini di Borgotaro, quinto e fondamentale ingrediente della ricetta, insigniti del marchio IGP dal 1993. Questo porcino così profumato, a quale altitudine lo possiamo trovare? Lo troviamo sull'Appennino, quindi andiamo dai 550-600 metri sino a un massimo di 850-900 metri. Nei dintorni di Borgotaro, Albareto, insomma, sono i boschi più rinomati, più conosciuti per la raccolta del fungo di Borgotaro. Qual è il periodo in cui riusciamo a trovarne? Fino a qualche anno fa, da luglio in poi, ad arrivare fino a ottobre-novembre, si cominciava a trovare il fungo. Negli ultimi anni, ahimè, si è spostato un po' più avanti. Incominciamo intorno ad agosto come tempi di raccolta. Anche perché parliamo sempre di un prodotto spontaneo che segue comunque i tempi della natura, quindi le sue tipicità, l'umidità, la pioggia, la mancanza di pioggia, il vento, perché il vento influenza anche molto la crescita del fungo. Qui fa parte del vivere, fa parte del tessuto sociale, il conoscere i funghi, amare i funghi, conoscere i posti segreti dove andarli a raccogliere, e naturalmente i borgotaresi non dicono nulla. I boschi della Val di Taro, in cui nascono i sopraffini funghi IGP, custodiscono un lungo tratto della via Francigena e sono costellati di luoghi di solitudine monastica incastonati in piccoli borghi, come l'incantevole pieve di Santa Maria Assunta a Fornovo di Taro nel Parmense, documentata fin dal IX secolo
sul cui prospetto, dal semplice fronte con gli spioventi a capanna, è un rilievo duecentesco raffigurante l'inferno e i sette vizi capitali. Una visione ammonitoria terribile per viandanti stanchi. Provenienti da terre lontane, i pellegrini percorrevano la via Francigena verso Roma, giungendo a volte anche più a sud, in Puglia, e da lì proseguivano per Gerusalemme. Giunti in questo santuario, trovavano innanzi la statua di un pellegrino che pare proprio indicare la via verso la Città Santa, con la gerla sulle spalle e le chiavi di San Pietro appese alla cintura. Il crocifisso attualmente appeso sopra l'altare è in realtà una pregevolissima croce reliquiario, in bronzo del X-XI secolo, di probabile manifattura costantinopolitana o anatolica, ritrovato nel 1970 sotto l'altare durante lavori di restauro. Da questo luogo fuori dal tempo, il viaggio della nostra ricetta tra architetture, opere d'arte, sapori e profumi sta per concludersi. Lo chef Marchini recupera gli ultimi ingredienti. Un ciuffo di prezzemolo, eccolo, uno scalogno rigorosamente di Romagna DOP, gli odori per il brodo e, naturalmente, il sale. Una ricetta, a volte, è un viaggio per l'affermazione di sé. La definizione e la comunicazione della propria identità passano anche attraverso quello che coltiviamo, che mangiamo, che comunichiamo. La cucina emiliano-romagnola, con i suoi straordinari prodotti, sembra raccontarci ogni volta una storia di inclusione, un tentativo di allargare il privilegio alimentare, di farci partecipare, tutti, a un'avventura comune. Questo è Cult Food Emilia-Romagna.